È tutto pronto a Bassano del Grappa per la sfilata della bandiera tricolore più lunga del mondo che Rete Veneta accompagnerà in diretta per tutta la durata della manifestazione con collegamenti dal centro storico della città. Domenica 29 maggio il drappo lungo 1797 metri, largo 5 e pesante più di 500 kg sfilerà per le vie del centro. Si tratta di un vessillo realizzato dall'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia per ricordare l'anno di nascita del tricolore a Reggio Emilia, il 1797 appunto. Il bandierone è entrato nel Guinness dei primati come la più grande bandiera da sfilata mai realizzata. Per celebrare il centenario della Grande Guerra, il vessillo sarà ospitato da tre diverse città fino al 2018. Si comincia proprio da Bassano. Il drappo sfilerà per più di 4 km, sorretto da cittadini e da chiunque voglia sentirsi direttamente partecipe di questo appuntamento. La partenza è fissata per le 9:30 dalla caserma Monte Grappa in Viale Venezia. Da lì il corteo si muoverà per le vie del centro storico, attraversando alcuni luoghi particolarmente significativi come Viale dei Martiri, il Ponte degli Alpini, il Tempio Ossario, Piazza Libertà e Piazza Garibaldi. Sul sito del comune c'è una sezione dedicata con la segnalazione delle vie interdette al traffico. Sempre domenica mattina si potranno vedere volare tre aerei che fanno parte della storia dell'aviazione e che rilasceranno una scia verde, bianca e rossa nel cielo bassanese. Si tratta della replica del Fokker del Barone Rosso, della replica dello Spad 13 di Francesco Baracca e poi del Tiger Moth originale del 1941, addestratore della Royal Air Force inglese. Vi aspettiamo quindi a Bassano oppure collegati al televisore per la diretta di Rete Veneta.